Buonasera, ben ritrovati. Ancora una volta parliamo di Mazara, la città che in questo momento è in competizione elettorale con 7 candidati a sindaci e con numerose liste tra civiche e politiche che sostengono i vari candidati. Questa sera abbiamo 3 candidati al Consiglio Comunale che sostengono come sindaco Vito Torrente e sono di liste diverse. E con noi, e ve li presentiamo subito gli ospiti, abbiamo Francesca Di Giovanni, che è con la lista Libera Buonasera. Intesa. Poi abbiamo il dottor Vincenzo Benigno, che è coordinatore per la lista Insieme per Mazara, e Maricò Ops, che invece è nella lista Insieme si può. Buonasera. Buonasera. Allora, come avete notato, le liste sono tantissime, Vito Torrente in modo particolare ha 5 liste, 150 candidati e più o meno le ha divisi tra maschi e femmine, più o meno tra 70 e 80, comunque voglio dire, è riuscito a inserire la parità, che non è la parità come si viene detta delle quote rose, ma è quella giusta, cioè per quale motivo le donne capaci dovrebbero restare fuori dalla politica? Soltanto perché la politica non ha gli orari e i modi che, così dice, con quello che è l'attività di una donna, che è quella di servire anche la famiglia, perché purtroppo ancora al centro della famiglia restano le donne, nonostante che le cose siano cambiate, che gli uomini contribuiscano, ma di fatto diciamo che l'elemento portante resta la donna. Ma è giusto che la donna, in qualità di mamma, in qualità di moglie, in qualità di persona lavoratrice e quindi che riesce ad occupare tanti ruoli, posso occupare anche quello della politica dove potrà apportare un significato in più, un valore aggiunto. Allora, infatti, proprio per questo cominciamo con una donna. Francesca Di Giovanni, lei nella vita, appunto, oltre a fare la mamma, la moglie, c'ha anche un'azienda di catering e quindi è una donna lavoratrice. Una donna lavoratrice molto impegnata e particolarmente attenta al mondo della scuola. Sì. Intanto le vorrei chiedere perché lei ha scelto proprio Vito Torrente sindaco? Allora, io ho scelto Vito Torrente per le sue qualità sia professionali che per le qualità morali che ha. Professionali perché intanto è una persona che sicuramente può rappresentare e può nei prossimi anni governare la nostra città. Intanto perché è una persona che ha fatto la gavetta nella vita, dal fare l'artigiano ed è diventato, grazie alle sue abilità, un imprenditore. Ed è proprio questa idea imprenditoriale che lui vuole portare proprio all'interno del comune. Le sue qualità morali le conosciamo tutti perché è una persona molto conosciuta a Mazara. Intanto perché è una persona caparbia, volitiva, comunicativa, che sa stare in mezzo alle persone, che cerca di unire il gruppo. È una persona che non si atteggia, che non è altezzosa, che sta vicino alla gente e capisce i problemi della gente, quindi sicuramente una persona che può rappresentare tutte le classi sociali della nostra città. Tant'è Differenza. vero che ha scelto nelle liste volti nuovi, professionisti, è un po' tutto insomma raccolto per la città, in modo tale che vengano rappresentate tutte. Perché nella nostra città non ci può essere una lotta di classe. La nostra città non può essere come è stata negli ultimi anni in cui il sindaco, il nostro attuale sindaco, è stato un po' lontano dalla gente. No, la nuova amministrazione non può assolutamente ripetere lo stesso errore, perché altrimenti noi non possiamo convincere poi le persone ad andare a votare. Il 25 maggio ci saranno le elezioni. Ora, credo che dopo questa esperienza, a mio parere negativa, non possiamo raccontare alle persone che devono credere nella politica. Come si fa a credere nella politica quando poi il bisogno della persona viene messo da parte? In effetti, Perché ci mentre sono altre parcheggiavo per venire al logiche. lavoro, così le ridò la voce, cosa è successo? Che ho trovato un signore che molto cordialmente cercava di aiutarmi a trovare parcheggio perché era difficile. E a un certo punto io vedo scritto giudice di pace, siccome il giudice di pace l'hanno trasferito dal 29, io ho detto va bene, visto che il giudice di pace non c'è più posso parcheggiare e per evitare i rigiri di multa gli ho anche scritto un biglietto, per assenza del giudice di pace trasferitosi in altra sede il parcheggio torna lì per la Perfetto. disposizione dei cittadini. E
Questo signore abbiamo chiacchierato un attimino e lui mi diceva che era molto dispiaciuto di queste mancanze, di queste perdite, perché non è l'unica perdita che ha avuto la città. E io ho detto va bene, ma confidi nella nuova amministrazione, perché uno dei compiti che dovrà avere la nuova amministrazione dovrà essere proprio quello di riportare nella città quelle istituzioni che sono fondamentali per far sentire il cittadino vicino alle stesse istituzioni. E perché se le istituzioni le allontaniamo troppo, è chiaro che poi il cittadino si sente solo. A me in questo momento preme anche ricordare la moglie di Raciti, il poliziotto che è stato assassinato 8 anni fa da un delinquente che ama farsi chiamare sportivo, in realtà è solo un delinquente, e che ieri, parlando in una trasmissione televisiva, ha voluto dire con molto significato, con molta forza, delle cose fondamentali, dove si è sentita abbandonata dallo Stato. Ecco, questa campagna elettorale, e come ha detto bene lei Francesca, deve servire a riportare anche quella verità all'interno delle amministrazioni, cioè chi promette qualcosa la deve mantenere. A lei è stata promessa una medaglia al marito che non è mai arrivata, a lei hanno preso la divisa del marito perché appunto in quel momento c'erano da fare dei controlli, non gli è stata mai ritornata. Tutti hanno promesso che avrebbero intestato una via, non è stata mai fatta. Ecco, questo tipo di politica, io ne approfitto proprio perché voglio sottolineare con forza ai cittadini come dovete votare, questo tipo di politica ciarlatana che fa delle promesse e non mantiene niente, ecco, va dimenticata. Questo però non deve portare ad allontanarci dal voto e quindi da dare consenso a qualcuno, perché noi dobbiamo sempre auspicare che in realtà ci sia un cambiamento reale, che ci sia la volontà di fare qualcosa per il territorio, altrimenti vinceranno comunque quelli che a noi non vorremmo e faranno la loro politica. Quindi andare a votare è fondamentale. Capisco la rabbia, guardate, prima di tutti ce l'ho io, quindi vi comprendo benissimo, e a volte anche a me verrebbe la voglia di mandare al diavolo tutti, poi mi rendo conto che fare questo significa perdere. Quindi io ve lo voglio ricordare, perché in questo momento i candidati non sono qui a caso, si stanno impegnando con veemenza, con forza, con decisione, proprio perché ci credono, proprio perché vogliono il cambiamento. E allora se qualcuno vuole il cambiamento e qualcun altro fa finta di non avvertirlo, di non esserci, questo cambiamento non verrà mai, quindi poi non ci si può lamentare. E passiamo un attimino al dottore Vincenzo Benigno, che anche lui sostiene Vito Torrente. E come mai? Come coordinatore della lista Insieme per Mazara, ma evidentemente adesso nel percorso della campagna elettorale non mi ritengo più, diciamo, soltanto il coordinatore della lista Insieme per Mazara, che mi onoro rappresentare in questa sede e ti ringrazio per l'invito, ma soprattutto rappresento le liste civiche. Adesso è successo il cambiamento, quello che tu stavi accennando poco fa. Vito è una persona, si vede negli slogan, libero, forte, perché è libero. Io sono qua il rappresentante di una lista civica, ripeto, ma di tutte le liste civiche, perché vogliamo con forza, e lo stiamo verificando man mano che trascorrono i giorni, creare una squadra Torrente. Non ci sono 5 liste con 30 candidati adesso. Immaginate uno squadrone, un listone con 150 candidati. Questo io diciamo che Vito Torrente è quello che è un'unica lista, ma non si poteva fare una lista di 150 candidati. Anzi, voglio ringraziare da questo evento coloro, quanti ragazzi si sono avvicinati, perché potevamo fare 6-7 liste, 6-7 liste. E ragazzi che sono rimasti fuori, perché vedi la novità, al di là di tutto che si propina in campagna elettorale, la novità è sotto gli occhi di tutti. Vito Torrente sta cambiando il modo di pensare a Mazara nei momenti di campagna elettorale. La gente si avvicina, finalmente la gente si sta avvicinando con molto timore alla politica, perché incontra una persona semplice, una persona umile. Di Vito tutto si può dire tranne che sia una persona presuntuosa, un tuttologo. Io ho incontrato un commerciante l'altro giorno, ho detto mi sono avvicinato a Vito Torrente perché non è un tuttologo. Perché la tuttologia lo sappiamo tutti, di tutto parla ma non parla di niente,
Insomma, vuol dire che è una persona concreta, è una persona concreta, una persona capace. Noi, io dico noi, quando dico noi, dico la squadra torrente. E sta adottando la politica e vuole praticare, vuole realizzare la politica del fare. Lui non parla il politichese, lui parla un linguaggio normale, un linguaggio che si può comprendere facilmente. La gente lo incontra, lo ferma, lui è una persona che va incontro agli altri. Avremo modo poi più avanti di parlarne di altre, del programma elettorale, perché la sua forza non sta soltanto nella sua umiltà che è riconosciuta, nella sua imprenditorialità. Lui è riconosciuto un imprenditore capace. Ma Vito è stato amministratore di questa città. Vito Torrente è una persona capace a livello amministrativo ed è quello a cui le persone guardano. E non si prende le paternità di cose che non ha fatto, come stanno facendo i nostri amici avversari candidati a sindaci. Vi piace, il Corso Umberto, dove noi tra l'altro abbiamo la TV e ha asfaltato di fresco, come si usa dire, con un manto di tappeto rosso che è costato 80.000 euro alla collettività? Allora, al di là della, guarda Patrizia, noi abbiamo parlato con Vito Torrente all'inizio della campagna elettorale, siamo addivenuti ad un concetto, lo stile Torrente. A noi non interessa andare a parlare male di questo sindaco, di quel sindaco, a noi interessano le nostre cose, quello che facciamo noi, perché Vito ci sta insegnando uno stile, quello Torrente della moderazione. Perché Vito dice una cosa, che io ho colto una frase del nostro commediografo catanese Luigi Capuano, in una celebre commedia, in un dialogo c'era una battuta, Patrizio, sai quale? Un prete, il priore, diceva al notaio: caro notaio, io la dico in siciliano e poi la traduciamo, perché mi immagino che la vedranno la trasmissione sì, non certo. Soltanto i siciliani, dice: notaio, mi sai che io sa un pazzo in casa so, chi uno buono in casa d'avoce, nel senso che ognuno a casa sua sa le cose che succedono, io non posso andare a sindacare in casa degli altri. Quindi Vito Torrente ci insegna: facciamoci i fatti nostri, occupiamoci delle nostre cose. In effetti noi donne, che tra noi quando siamo nelle case di amici cerchiamo di aiutarci, poi andiamo in crisi perché non sappiamo dove stanno le forchette, dove sono messe le pentole, e quindi sappiamo. Effettivamente ci troviamo un po' in imbarazzo i primi tempi, poi se la casa magari la si abita e la si frequenta più spesso, piano piano si cominciano a conoscere le cose, però quando tu conosci le tue cose vai dritto e risolvi subito le problematiche. Allora, Maricò, ops, che bel nome Maricò, nome particolare, lei fa l'agente di viaggio, naturalmente suo nonno è quello che ha realizzato la grande azienda, diciamo, del alberghiera, che penso un simbolo per Mazzara, che effettivamente lo è, perché infatti appena mi ha detto ops, subito la prima cosa che gli ho detto è stata questa: lei nella lista Insieme si può ed è interessata al turismo in quanto appunto come agente di viaggio, e quanto si può fare se si coordinassero le agenzie di viaggio con le amministrazioni per attirare le persone con dei pacchetti particolari dove si può mettere insieme la cucina, la cultura, i posti letto più adeguati, magari fare dei pacchetti particolari. Credo che più che essere aiutati dall'agenzia di viaggio nel tentativo di portare ed incrementare il turismo a Mazzara, sia proprio quello di andare a sviluppare un lavoro di coordinazione da parte dell'amministrazione nei confronti di tutti quelli che sono gli imprenditori del turismo. Certo. Imprenditori del turismo che sono stati letteralmente abbandonati da questa amministrazione, e che, se mi permetta di dire, che se oggi c'è turismo a Mazzara diminuito in quelli che sono i numeri rispetto a qualche anno fa, sicuramente è solo ed esclusivamente grazie agli sforzi degli imprenditori, perché l'amministrazione non ha fatto assolutamente nulla per la promozione del territorio, che sarà poi alla fine fiore all'occhiello di questo programma. L'amministrazione si porrà come perno fondamentale e centrale rispetto a quello che sarà lo sviluppo turistico a Mazzara. Cercheremo di, e cosa che abbiamo già fatto con la nostra presenza al Travel Expo a Città del Mare. Il Travel Expo è una fiera di settore nella quale sono presenti diversissimi imprenditori turistici, diversissimi tour operator che gestiscono parte del turismo italiano, gestiscono il turismo di scuola, gestiscono il turismo enogastronomico, per come diceva lei, gestiscono il turismo religioso, e Mazzara ha già i contatti per partire il giorno 26 di maggio, qualora appunto, io sono quasi matematicamente sicura,
Vito Torrente, dovesse appunto riuscire ad arrivare all'amministrazione, abbiamo già quelli che sono i contatti con i maggiori tour operator. Provvederemo a porci, a porre l'amministrazione come ente che creerà promozione attraverso le agenzie anche di viaggio. Anche degli interscambi, che sono bellissimi. Noi pensiamo di coinvolgere le agenzie di viaggio delle principali città italiane, perché è chiaro che partiremo dall'Italia in quello che è appunto il tentativo di promozione. Le città sì, che arrivano... Sì, perché per conoscere sempre gli stranieri, non ci conosciamo più. Ma non ha senso puntare in alto quando ancora siamo a terra, siamo a zero. Per cui provvederemo a coinvolgere le agenzie della Toscana, perché l'aeroporto di Trapani ha dei voli che arrivano da Pisa. Provvederemo a coinvolgere le agenzie dell'Emilia-Romagna, perché l'aeroporto di Trapani ha dei voli che arrivano da Bologna, da Parma, e così quindi come altre regioni italiane, cioè. Esatto, per cui abbiamo già i contatti con i tour operator che ci forniranno i nominativi delle più grosse agenzie di viaggio che hanno una grossa fetta di mercato rispetto al turismo famiglia, rispetto al turismo di coppia, rispetto al turismo scolastico. Li porteremo qui, faremo un lavoro di collaborazione con i trasportatori locali, quindi le aziende che si occupano di trasferimento. Faremo un lavoro di collaborazione con i ristoratori, faremo un lavoro di collaborazione con quelli che sono i locali notturni, che sono notevolissimi in numero sostanzioso a Mazara, e un lavoro con gli albergatori. Faremo conoscere noi Mazara, quelli che sono i nostri percorsi turistici, sì. E faremo conoscere le nostre strutture, faremo conoscere i nostri servizi. Infatti abbinare anche delle guide, per esempio, no? Guide che sono fondamentali. Che lavorano con enormi sforzi a Mazara. Mi consenta, signora Paganelli, Mazara, l'assessorato del turismo a Mazara, che ha un grosso peso in quella che l'amministrazione, troppo spesso è stato affidato a persone che di turismo competenti hanno poco. Sì, intanto per fare questo ci vuole non solo la competenza, che è fondamentale, ma anche l'amore e la passione, perché in qualsiasi lavoro si mette l'amore e la passione, esce tutto benissimo. L'amore e la passione che è affidato in buona parte in queste liste alle donne, e saranno proprio le donne, secondo me, a fare ritornare ad innamorarsi della politica le persone. Io faccio politica. Quindi le protagoniste saranno le protagoniste di questa campagna elettorale, saranno la novità in consiglio comunale, saranno la sorpresa di queste elezioni, perché comunque questa legge elettorale è nuova e ci sono stati altri comuni che hanno dimostrato che alla fine le donne sono state vincenti. Saranno le donne le protagoniste della nuova amministrazione, e non è un discorso sessista quando dico che siamo anche in alcuni casi, forse anche tanti casi, sicuramente più valide rispetto agli uomini, perché con siamo quelle che alla fine siamo in grado di gestire più cose contemporaneamente. Questo certamente. Io volevo aggiungere un particolare, siccome metto sempre dalla parte di chi ci ascolta e mi vengono le domande come se vi sentissi, e cosa mi succede? Che ho pensato che qualcuno si sarà detto, ah certo, la signora parla in questi termini perché ha un'agenzia di viaggi e quindi magari vuole incrementare la sua azienda. Non siamo piccoli, mi raccomando, perché è vero che può incrementare anche la sua, ma non ha parlato solo della sua, ha parlato di un circuito, quindi di una cooperazione, di un coordinamento, quindi più allargato, ma soprattutto ha parlato di futuro, di turismo, quindi non dovete pensare che io alcuni vi conosco. Mi permetta di interromperla, io non sono titolare di nessuna agenzia di viaggio, io ho 18 anni di esperienza nell'agenzia di viaggio, ho 18 anni di dipendenza dalle agenzie di viaggio, io sono, tra l'altro in questo momento sono una sorta di freelance, perché io l'ho presentata come mi reputo un agente di viaggio, per quanto le agenzie di viaggio siano un mondo assolutamente difficile dove ogni giorno si deve imparare, perché io ricordo con piacere che appena entrata nell'agenzia di Emanuele Lombardo ho
approfittato di lui cercando di rubargli tutti quelli che erano i segreti del mestiere. Il lavoro va fatto con passione. Io arrivavo in agenzia prima di lui, uscivo dopo di lui e così ho fatto in tutte le agenzie di viaggio per le quali mi sono pregiata di lavorare. Quindi una ragione di più per pensare appunto che non ci sia niente di personale, ma che ci sia invece una grande volontà di far crescere il territorio, perché il turismo, al di là degli slogan, è veramente la risorsa della Sicilia, di Mazara, della provincia di Trapani. Ritorniamo a Francesca. Sì. Scuola. Allora, io partirei col dire che i bisogni di noi mazzaresi quali sono? Credo che il bisogno della città negli ultimi anni non è stato attenzionato abbastanza, perché abbiamo vissuto molto di apparenza, di decoro, abbiamo vissuto molto di chiacchiere. Ora è il momento invece di arrivare alla concretezza. Di decoro urbano nel centro urbano. Di decoro, sì, di alcune zone di Mazara che sono state trattate, sono le cosiddette zone di serie A, quando poi invece nella periferia vediamo che non c'è lo stesso trattamento. Quindi ma questo perché è difficile quando una città è un po' territorio servirla compiutamente, o perché in realtà le amministrazioni, perché non succede solo a Mazara, sì, diciamo che preferiscono soltanto dedicarsi a quello che è poi l'apparenza? Ma cercano, perché è da capirlo, tutte insomma. Sì, cercano quasi tutte le amministrazioni di dedicarsi comunque al centro storico, che è un po' più piccolo, quindi è più facile da gestire, e alla fine... Però se pensa a una grande città come Roma, che ha tanti centri storici, esatto, sono tutti messi bene. Esatto, noi in questa città non abbiamo assolutamente bisogno di decoro, abbiamo bisogno di attenzionare ai bisogni della gente, tra cui uno di questi bisogni è proprio quello della scuola, cioè come le nostre scuole a Mazara, in che condizioni sono. Allora, io in passato ho fatto parte di un comitato dei genitori in cui chiaramente era un comitato che cercava di stimolare l'amministrazione a realizzare tutte quelle opere che non erano o comunque erano tralasciate dalla scuola, in particolare nella zona del Trasmazzara. Ecco, devo dire che le scuole a Mazara 9 anni fa sono state messe, Vito Torrente si è occupata della messa in sicurezza di buona parte delle scuole di Mazara, però non possiamo rimanere fermi a 9 anni fa. Queste scuole nel frattempo si sono invecchiate, hanno bisogno di essere ristrutturate. Io conosco bidelli in queste scuole che ogni giorno si devono industriare, signora Paganelli, si devono industriare per sistemare le sedie, i banchi. Ora, noi in Italia siamo indietro rispetto all'Europa, non so, forse di 20 anni, di 50, non voglio azzardare i numeri. Voglio dire che per se questo noi non molti puntiamo... l'Europa pensa, perché anziché vederla come una risorsa, sì, la vedono, sì, come qualcosa che, se noi non che li puntiamo, fa sentire più bassi. Se oggi noi non puntiamo sulla scuola, noi siamo persi. Perché la scuola è l'unico strumento. Beh, c'è da dire che Matteo Renzi ha iniziato proprio, sì, puntando sulla scuola. Certo, perché se noi non puntiamo sulla scuola, non mettiamo nelle condizioni gli operatori della scuola, che sono le insegnanti, tutto il personale che è all'interno delle scuole, di poter lavorare serenamente, di avere a disposizione gli strumenti che oggi ci consente la tecnologia, i computer, tutto quel materiale che è importantissimo. Le lavagne interattive. Le lavagne. Ma noi qua parliamo di... siamo nel terzo mondo totale, siamo totalmente indietro. Noi abbiamo bisogno di mettere in sicurezza intanto le scuole, questa è la prima cosa di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di tutto il materiale, di tutto quel corredo scolastico. Ci sono genitori che all'inizio dell'anno devono comprare tutto ai loro figli perché la scuola non ha, dagli elementi più miseri, cioè parliamo di colori, di matite, cioè di questo parliamo. Questo, non siamo questo succede anche nel nord ricco, per la verità, che si sono lamentati, sì, sempre negli anni, sì, addirittura hanno dovuto comprare anche la carta igienica in alcuni, sì, posti. Sì, sì, sì. Quindi è un problema, diciamo, strutturale, certo, anche perché la scuola non dipende tutta dal comune. Però gli interventi del comune sono fondamentali, perché nel momento in cui il comune dà delle risorse, perché... noi Mazara le tasse ne paghiamo abbastanza,
Le ultime sono state quelle della Tares di dicembre, non so se io ho ricevuto una bella stangata. È stata una bella stangata, una bella mazzata. Ora io mi chiedo da cittadina, che io voglio pagare le tasse, però queste tasse come sono distribuite sul territorio? In che modo? Allora, i pilastri su cui si deve fondare la prossima amministrazione sono quelli della verità e della necessità. Noi dobbiamo realizzare tutto quello che è necessario e deve essere fruibile dalla gente. Dalla gente parlo non solo sempre dall'elite, dalla corte che asseconda la persona, parlo di tutte le strutture persone. Strutture e servizi. Sì, le scuole devono essere aperte di pomeriggio, perché noi abbiamo bisogno, i nostri figli non hanno solo bisogno di imparare a leggere e perché scrivere. Perché non sono aperte di pomeriggio? Non sempre, le scuole materne sono aperte. Fino alle 4:30 ma non ci sono i corsi pomeridiani, sì, ma non sono realizzati in tempi sporadici, non riguardano tutto l'anno, quindi noi abbiamo bisogno di aprire le scuole il pomeriggio. Io pensavo invece che lo fossero, sì. E che lei pensava all'apertura intesa anche non soltanto per coloro che fruiscono di giorno quella scuola, ma anche per quanti potrebbero fruirla di pomeriggio per altre attività. Certo, noi parliamo proprio di questo, noi dobbiamo investire sulla crescita della persona, e la crescita della persona non riguarda solo il fatto che non sia analfabeta, quindi ha bisogno anche di arricchirsi culturalmente, di vedere, perché noi non possiamo parlare di Mazara come di una città in provincia di Trapani. Noi ormai, grazie ai computer, noi viviamo nella globalizzazione, noi abbiamo bisogno di misurarci con il mondo, quindi abbiamo bisogno di arricchirci, di fare quello slancio che finora non ci è stato permesso per diversi motivi, per una politica che magari ha pensato solo all'interesse personale ma è alla collettività. Noi dobbiamo parlare di solidarietà, noi abbiamo bisogno di parlare, di aiutare quelle persone che sono oggi in difficoltà dovute alla crisi, sia locale che una crisi mondiale. Ecco, come pensiamo di uscirne? La prima cosa, il primo slancio deve venire proprio dalla scuola, quindi mettiamo questi operatori nelle condizioni di poter lavorare serenamente. Il sindaco, il prossimo sindaco, io mi auguro che sarà Vito Torrente, perché al momento tra i 7 sindaci lo vedo come la persona che ha le carte in regola, perché è preparato, perché conosce la macchina amministrativa, perché vive a Mazara, conosce il territorio, ha già fatto politica, fa politica da tanti anni. E lo vedo come la persona che può farci uscire da questa situazione di stallo. Tra l'altro mi permetto di inserirmi nel discorso scuola. Io sono all'interno delle politiche scolastiche da quando mia figlia, che oggi ha 12 anni quasi, è entrata all'interno del mondo scolastico, facendo parte di quello che è il consiglio di classe e comunque diventando oggi vicepresidente del consiglio d'istituto di un comprensivo abbastanza grosso, che è quello che frequenta appunto in questo momento mia figlia. Gli interventi da parte dell'amministrazione possono arrivare in svariatissime maniere, modi e misure. Consideri che si potrebbe puntare assolutamente su quello che è il consolidamento delle eccellenze. Ci sono giovani delle scuole medie piuttosto che delle scuole superiori che partecipano attivamente su proposta degli insegnanti a concorsi matematici piuttosto che scientifici, e che sono costretti, lì dove superano le varie fasi, a dover sostenere di propria tasca le spese per gli spostamenti. Io parlo per esempio delle gare di matematica delle Bocconi, alle quali ha partecipato anche mia figlia, e che la scuola si è vista costretta a richiedere ai genitori di questi ragazzi, quando tra l'altro il contributo noi siamo economico per poter raggiungere Milano in sede di finale. Quando noi siamo carenti proprio in matematica, ci si dice che gli italiani dimostrano che insomma con la matematica hanno un cattivo rapporto. Se pensiamo che addirittura le università di matematica stanno quasi per chiudere perché nessuno ci si iscrive più, quindi rafforzare anche queste materie scientifiche. Le istituzioni di borse di studio che possono agevolare le eccellenze, oppure andare a consolidare lì dove invece ci sono carenze, con l'agevolazione anche economica di quelli che possono essere corsi di ulteriore supporto alle attività scolastiche che hanno le loro gravi difficoltà, e anche queste gestite da parte dell'amministrazione, sarebbe un grande segnale io di volontà. Non so, non so da se parte scuole, certo, io non so se la scuola lo può fare di per sé, e se non lo può fare allora è bene che si intervenga anche attraverso l'amministrazione. Pensare per esempio
ah, per realizzare questo, perché mi rendo conto che i finanziamenti che arrivano alle scuole sono sempre di meno, sempre meno. E pensare di fare per esempio con le imprese locali una sorta di incontro, tipo noi esportiamo il vostro prodotto, cioè il nome del vostro prodotto e in quei posti dove andiamo e voi finanziate questo progetto. La sponsorizzazione è un'ottima idea, ma purtroppo se non arriva il segnale, l'organizzazione da parte dell'amministrazione, e ritorniamo anche al discorso del turismo, se la cosa viene gestita solo ed esclusivamente dal privato, senza l'ausilio di quelle che sono le competenze che deve avere un'amministrazione. Ah sì, infatti io sto parlando di un coordinamento, esatto. dove le scuole si incontrano con le imprese si incontrano con chi amministra e che insieme si facciano proprio dei progetti da questo punto di vista, perché è chiaro che estemporaneamente ci sono aziende che lo fanno. Io ricordo mia figlia che per esempio ha presentato uno dei suoi libri alla Bocconi e la cantina Marsalese, famosissima in tutto il mondo, che è Donna Fogata, per esempio ha regalato il vino come presentazione, quindi degustazione del vino di Donna Fogata insieme al libro nella facoltosa facoltà della Bocconi, che è stato un incontro meraviglioso. Però questa è un'azienda che ha pensato di realizzare questa cosa unitamente a un privato cittadino che ha coniato insieme questo discorso. Invece sarebbe carino se tutto questo si potesse fare attraverso le amministrazioni capaci di capire che tutto questo serve all'intera collettività, non a un soggetto specifico. L'amministrazione in un momento così difficile, estremamente difficile, deve porsi assolutamente come coordinatore o coordinatrice di quelle che sono le possibilità, che sono veramente tante a Mazara. Ritornando al discorso del centro storico e ritornando, ecco, ricollegandomi anche al turismo, Mazara non ha bisogno di enormi interventi, se non quelle di cure quotidiane, sì, cure quotidiane che permettano che il territorio non si perda, ma interventi... Consolidamento. Un consolidamento sicuramente, ma sicuramente non di grandi e faraoniche opere. Oddio, no, non è che mancherebbero, è chiaro che insieme, se si pensa di fare le opere faraoniche, però bisogna anche pensare che quello che c'è va consolidato e perché altrimenti, voglio dire, non ha senso. Io voglio chiedere al dottor Vincenzo Benigno, prima di chiudere questa trasmissione, una cosa che sta a cuore a lui, ma sta a cuore anche a tutti noi, perché in questi discorsi che abbiamo fatto fin qui è molto importante inserirsi il sociale, e quindi i servizi sociali hanno la loro, così dice, importanza centrale all'interno di un'amministrazione, all'interno di una città. Grazie per la domanda, Patrizia, perché ci tengo molto come operatore della sanità e credo molti cittadini, quasi tutti i cittadini di Mazara. Stamattina, proprio prima di venire in trasmissione, mi è arrivato un dispaccio, come a tutti i medici arriva, una frase: la crisi non fa curare, cresce il divario sociale. E tutto ciò si ripercuote sulla bella parola, il welfare. Signori miei, welfare, benessere, l'amministrazione comunale ha il santo dovere di assicurare ai cittadini la fruizione dei servizi indispensabili per migliorare che cosa? La qualità della vita di tutti i cittadini, in questo caso di Mazara. A me non risulta questo. E allora, cos'è che Vito Torrente e la sua squadra, di cui io mi onoro di farne parte, cos'è che promette, ma cos'è che si impegna, oltre che promettere, a fare? Voglio citare i punti essenziali, avendo poco tempo a disposizione, purtroppo. Anzitutto l'impegno di non apportare più tagli ai servizi sociali, mai più tagli, anzi, vogliamo, io dico vogliamo perché è un plurale che ci accomuna, ripeto, tutte le liste civiche e il programma elettorale del sindaco Vito Torrente. Io non lo chiamo il prossimo candidato, il sindaco Vito Torrente, perché il 25 sarà eletto sindaco a Mazara e speriamo, e meno male. Dicevo, non più tagli ai servizi sociali, dicevo come si occupa
del sociale, ci si occupa della qualità della vita. Di conseguenza dobbiamo incrementare che cosa? Le risorse disponibili, creando un nuovo, lo chiamo così, nucleo operativo che si deve adoperare a trovare le risorse per adoperarle poi nei servizi sociali. I servizi sociali, l'assistente sociale, cos'è che fanno? Cosa devono fare? Anzitutto incoraggiare il contatto tra il cittadino e l'amministrazione, cosa che nessuna amministrazione fa. Ed ecco l'intervento di Vito Torrente. Sa cosa ha fatto? Cosa abbiamo scritto? Lo faremo senza soldi, senza spendere chissà che. La giornata dell'ascolto. Cos'è? Giornalmente un consigliere comunale, un amministratore, uno della giunta, lo stesso sindaco saranno lì ad aspettare le persone, i cittadini che vorranno dimostrare il disagio, qualunque cosa, qualunque problema, perché noi vogliamo essere vicino. Ecco, questo è fare servizio sociale, vogliamo essere la città, l'amministrazione, ecco, deve essere vicino al cittadino. E quindi ritorno alla domanda, il sociale cos'è? Porre il cittadino al centro dell'attenzione. Non si è fatto mai, si pensa a questa, alla rete urbana, tutte cose, ma la gente sta male perché la crisi ha accelerato questo disagio, ha accelerato. E allora noi dobbiamo poi creare i centri diurni, l'accoglienza e durcisi in fondo, diciamo, la cosa più importante forse, andare a creare un grande ipermercato a Mazara, l'ipermercato che darà, chiamato ipermercato sociale, che si sostituirà a quello che per adesso è, incoraggerà il grande lavoro a cui noi vogliamo aggiungerci, ancora incoraggiarlo, ed è il volontariato, non se ne parla mai. Il volontariato a Mazara non se ne parla mai, gente che volesse incoraggiare, noi lo incoraggeremo perché andremo a prendere il banco alimentare a Castellammare, non ci devono andare i vari operatori che già hanno crisi economica, ci andrà a spese del comune, il comune si interesserà e creerà, questa è la novità, un grande ipermercato sociale dove la gente con una, la chiamiamo noi la tessera sociale, andrà lì a fornirsi, perché gente bisognosa, e sì, individueranno veramente quelle che avranno bisogno. Faremo un centro d'accoglienza, tante cose belle, ma li faremo. Mi è venuta un'idea mentre parlavo di questo. Per esempio, esistono questi negozi che adesso vendono le cose usate, no? Pensate invece di realizzarlo che non vende, ma che si mettono degli addetti, degli operatori che il comune mette lì a lavorare per questo, così dà anche magari la possibilità a qualcuno di fare qualcosa, e che vengono per esempio regalati i vestiti, le cose che noi scartiamo perché magari non ci vanno più bene, pur essendo ancora nuovi, e che quindi queste persone gratuitamente le possono prendere. Perché quante volte vediamo buttati nei cassonetti cose che veramente sono utili, scarpe, borse, solo perché magari noi sono passati secondo noi di moda, o perché ci piace prendere quella all'ultimo grido e quella è bellissima ancora. Ecco, per quale motivo allora invece di buttarle queste cose non dare la possibilità di poter usufruire? Questo già se ne interessa la Caritas, però a volte se ne interessa a volte in maniera anche, non voglio prendere, però io vedo a Marsala che lì dove vengono depositate tutte queste cose rimangono lì per settimane, anche mesi, per poi essere trascinate dal vento e dalle intemperie e man mano nei marciapiedi, che diventa anche una cosa orrenda. Quindi io invece parlo di un coordinamento serio, proprio come se ci fosse un reale negozio dove tu c'hai i vestiti, dove tu c'hai le scarpe, dove tu c'hai le borse, e vai lì e te le prendi. Non che magari la Caritas deve pensare, perché lo può fare, continua a fare, è un servizio importante, eccetera. Però secondo me è un altro tipo di intervento. E poi è chiaro che in questo modo si può creare anche, che ne so, che uno al limite può pagare 5 euro, una cosa che costa 50 euro, 100 euro, 200 euro, e con quei soldi si pagano due ragazze che sono lì a lavorare per questo. Quindi si è creato due posti di lavoro e la possibilità alle persone di poter usufruire di quei mezzi necessari per vivere, per vestirsi, per mangiare, per cucinare, per fare le cose, con 5 euro, che insomma alla fine se lo possono permettere tutti, perché un conto è pagare una cosa 50 euro, un conto farla 5 euro. Una cosa buona anche di marca.
Ecco, perché parlavo di un grande ipermercato, perché adesso, ripeto, c'è una spesa non indifferente, questi volontari che si spostano ad andare in un'altra città vicino per con banca alimentare, lo portano a Mazzara, poi che qua lo dividono, una sì, spesa, lo so. Vogliamo farla noi, con noi come amministrazione sì, comunale, sì, e certo, ma soprattutto poi come servizio sociale ci sarebbe da fare una trasmissione ad hoc, la che fatti, è quello che... Andare a individuare, perché la giornata dell'ascolto non è soltanto che viene lì quella di lamentarsi per le buche nella Stato Mera, no, è una cosa più profonda che già i cittadini mazzaresi hanno capito e ci stanno apprezzando per questo. Il sociale è importante, dà l'impressione, dà la cartina, torna solo di una civiltà a Mazzara. Mazzara è un popolo civile, un popolo che ecco, abbiamo quello di sapere aiutare gli altri. Sì, infatti secondo me sarebbe giusto creare anche una solidarietà, queste sono tutte le mie idee che io ogni volta che voi parlate le metto in campo, una solidarietà che sia fatta anche di questo, perché è giusto che un amministratore nella persona del sindaco, di un assessore o di un consigliere ascolti il cittadino? Perché noi persone normali cosa facciamo? Se sentiamo una persona che ha un problema di lavoro, magari ci interessiamo perché la conosciamo, di vedere se per esempio nel nostro entourage di amicizie c'è qualcuno che ha bisogno per esempio di quella che pulisce, di quello che fa il giardino, di quello che fa un'altra cosa, perché questo non lo può fare un'amministrazione che invece fa un numero di telefono e dice azienda Pellegrino, mi invento un'azienda a caso, lei ha bisogno di un servizio di questo genere? Perché qui abbiamo una serie di persone che le potete consultare, valutare, quindi è un modo per far sentire veramente che le istruzioni ci sono. Poi se la realizzazione è 1 su 100, vabbè, capisco, c'è anche la crisi, piano piano le cose entrano, però c'è la volontà, c'è l'impegno. Allora il cittadino non sente l'istituzione lontano, non la sente nemica, ma la sente amica, sente che ci si può sente contare. Vicino allo Stato in questo caso. Perché è no, comune, perché il grande problema vicino, che anche la Racidi ha fatto giustamente ricordare ieri, è che quando lo Stato è assente non possiamo dire che la mafia è presente, è colpa nostra. Scusate. Perfetto, perfetto. E allora lo sforzo che vuole fare l'amministrazione torrente, io lo chiamo già amministrazione perché ci saremo sicuramente, è quello di fare sentire il cittadino al centro dell'attenzione. Con i servizi sociali non ci vogliamo sostituire a nessuno, ci sono i comparti che già funzionano perfettamente e quello che dice Vito Torrenti, i funzionari ci bastano, quelli che ci sono, dobbiamo semplicemente motivarli. Gli fare assistente sociale, poi c'è la sanità, non voglio entrare in questo discorso, ci vuole un'altra trasmissione, ma quello che io voglio puntualizzare sempre, la giornata d'ascolto non è una cosa da poco, è per fare sentire che ci siamo al cittadino, deve venire lì a parlare con noi, sì ma ci sono i servizi sociali, ci siamo anche noi, come hai detto tu, la presenza dello Stato a Mazzara. Vito Torrente vuole realizzare questo, ma non ci vogliono spese. Non ci vuole nulla. Buona volontà. Coinvolgiamo tutti i consiglieri comunali, gli amministratori e altre figure professionali. Perché no? Io devo sentirmi, io vedo nel mio studio, ti rubo 5 secondi, nel mio studio faccio il lavoro di medico da più di 30 anni. Il solo fatto di ascoltare una persona, già ho fatto mezza terapia, il solo fatto di ascoltare una persona, ecco quello che vuole fare Vito Torrente attualmente. Sa quante persone vengono ai comitati nuovi solo per vedere Vito Torrente? Perché lui li ascolta e parla un linguaggio comune. E non dobbiamo farlo noi come... Lo faremo! Ma sì, faremo. Perché la carezza, il sorriso, la comprensione, il senso di esserci è fondamentale. Voi medici lo sapete benissimo, perché tutto il giorno, oltre a dover avere a che fare con le note che vi creano un sacco di problemi, perché state diventando, come si dice, ragionieri della medicina, avete invece quel grande compito bellissimo di impegno di relazionarvi col paziente ed ascoltarlo. L'ascolto è importante. Okay, l'ascolto, ecco, uno dice che Dio ci ha creato due orecchie, una sola bocca, perché dobbiamo ascoltare. La cosa meravigliosa del progetto Torrente, signora Paganelli, è la presenza di 150 candidati che arrivano da estrazioni che possono essere intese di centrodestra piuttosto che di centrosinistra, per cui nella pianificazione di quello che è stato il programma elettorale del nostro candidato sindaco ci sono attenzioni che sono prevalentemente di centrodestra, per cui attenzioni rivolte a quella che è l'imprenditoria tutta e attenzioni con valori di centrosinistra, per cui estremamente legati a quello che è l'aspetto sociale. Io ho lavorato, io che mi sento donna di destra, ho lavorato braccio a braccio con un rappresentante che era vicino al mondo di SEL. È stata difficile cercare di trovare un punto d'accordo, ma la meraviglia politica è di questo progetto... È difficile quando si rimane radicati assolutamente ai valori, alle ideologie, appunto. Invece uno deve guardare...
il contenuto. E credo che ci si sia veramente riusciti e sono sicura che il lavoro sarà splendido. Bene, io naturalmente ve lo auguro, me lo auguro perché in questa città ci lavoro e quindi in parte ci vivo e chiedo anche infatti a chi sarà il prossimo sindaco di avere un rapporto più consono con il mondo dell'informazione. Le televisioni sono tante, i giornali sono tanti e vanno ascoltati tutti quanti e va fatto anche un lavoro di squadra perché l'informazione che funziona fa anche funzionare una città. E quindi io penso che questo il nuovo sindaco dovrà tenerne conto. E allora, una battuta per dirmi perché votare Francesca Di Giovanni? Allora, votare Francesca Di Giovanni e votare Vito Torrente, perché noi in questa città vogliamo portare la concretezza, vogliamo portare i valori che appartengono all'Italia, che sono i valori della famiglia, i valori della persona, i valori della crescita. Noi non vogliamo rimanere assolutamente indietro come ci troviamo in questo momento. Mazara sta vivendo una crisi, si trova affossata sia politicamente che socialmente tra due città a noi vicine. Abbiamo bisogno della politica per ritornare agli antichi splendori, perché appartengono a questa città per la sua storia e per la sua grande civiltà. Bene, e invece qual è il motivo per cui votare la lista, perché non è candidato il dottor Vincenzo Benigno, la lista che lui appoggia e che appoggia Torrente? Vabbè, la lista insieme per Mazara comprende il progetto Torrente, fa parte delle liste civiche, sono cinque, ma io dico di invitare, invito tutti i cittadini a votare Vito Torrente perché è una persona come noi, una persona pratica, una persona che non parla politichese, perché è una persona che ha messo il cittadino, vuole mettere il cittadino al centro dell'attenzione, tutto qua. Bene, e invece Marico Ops, perché votarla? Semplicemente per tornare alla normalità. È bella, una risposta concreta, veloce. Io vi saluto, vi ringrazio e naturalmente continuate a seguirci.